Scendendo un po' più nel concreto, posso infine lanciarvi alcune proposte operative sia per la didattica in classe sia per la valutazione. Vorrei farvi vedere adesso alcune idee sulle quali ho lavorato per cercare una modalità efficace di implementazione della didattica delle disposizioni della mente, così come dicono Costa e Kallik, modalità che io ho un po' provato nel corso degli anni, dal 2007 ad oggi, per rifocalizzare l'insegnamento sulle disposizioni della mente. Per spiegare Dante mi sono inventato ad esempio questa scheda, nella quale io, cantica per cantica, posso riassumere naturalmente i concetti essenziali della cantica in questione e poi evidenziare verso per verso, nel corso della narrazione dantesca, le disposizioni della mente che emergono. Se per esempio Dante discute con Virgilio sul senso e sul significato delle punizioni dei dannati che lui incontra nei vari gironi dell'inferno, io posso dire: ecco qua Dante ci dà dimostrazioni di cosa vuol dire integrità, oppure umiltà, oppure fede nella ragione, eccetera eccetera. Posso poi naturalmente raccogliere riflessioni più ampie collegate magari a spunti offerti dall'attualità. Questa scheda la uso io, oppure la propongo ai ragazzi che si offrono di spiegare una cantica in coppia alla classe, col mio sostegno, naturalmente. Altre idee che ho sperimentato sono, ad esempio, una specie di certificazione attestato conclusivo che ho dato nel 2008 a una quinta che finiva. Alla fine dell'anno gli ho dato una specie di attestato focalizzato sulle varie disposizioni della mente, con valutazioni messe un po' così a buon senso, a naso, senza cioè una raccolta sistematica di dati. Le caselle verdi indicavano il livello aspettato, quindi per dire se un ragazzo era superiore o inferiore alle aspettative. Un'altra idea che mi è venuta in mente è una quarta, dovendo affrontare una serie di autori del Rinascimento, qui per esempio c'è Pico della Mirandola, di proporre, in questo caso a tre ragazze, di studiare i vari autori cercando di spiegare in che modo questi autori, come Pico della Mirandola, nella loro vita hanno incarnato delle disposizioni della mente e quali emergono, loro sono in grado di cogliere nella loro vita e nelle loro opere, nei brani che erano proposti da leggere. E poi loro hanno fatto queste schede qua di valutazione e durante l'interrogazione abbiamo discusso sui giudizi dati da loro, cioè perché ad esempio avete dato 5 su 5 a Pico della Mirandola in quanto a persistenza e via di questo passo. La prova conclusiva era un saggio, un tema, una specie di lettera, un testamento spirituale di questi autori a un ragazzo del XXI secolo come consiglio per affrontare con successo le sfide del nuovo secolo, del XXI secolo. Un'altra idea più semplice, dovendo affrontare una seconda l'analisi del periodo, dovendo semplicemente far svolgere degli esercizi sul libro di testo, ai ragazzi ho detto: dovete svolgere una serie di esercizi, poi la valutazione finale sarà sugli esercizi, su come li avete svolti, e qui intervengono le disposizioni, se siete stati accurati e precisi, se vi siete spicciati, se avete fatto in maniera veloce oppure siete stati in ritardo, eccetera. E poi ovviamente una breve interrogazione per sondare che a livello teorico fossero stati compresi i concetti essenziali dell'analisi del periodo. E la valutazione finale era una media ponderata tra il voto sulle conoscenze, sugli esercizi svolti e queste valutazioni sulle disposizioni della mente, appunto, dove con una scala da 1 a 5 venivano valutate l'accuratezza, il time management, appunto, cioè la velocità di esecuzione degli esercizi proposti e via di questo passo. Un'altra idea che ho elaborato proprio con quella classe con cui avevo discusso di successo a inizio d'anno, ricorderete la slide con il cartellone della discussione, è stata questa griglia di valutazione che ho utilizzato per valutare le interrogazioni orali oppure scritte. Di cosa si tratta? Sostanzialmente è una valutazione ponderata che valuta le conoscenze, a cui viene dato un peso dell'75-80%,
e accanto alle conoscenze vengono valutate le attitudini essenziali che erano un po' emerse nel corso della discussione, e cioè ad esempio la diligenza, che io interpreto come cura del materiale di lavoro, quello che i ragazzi mi hanno detto essere se stessi, io l'ho tradotto in self-management, cioè nel sapersi organizzare lo studio, e quindi le cose che avevamo discusso e evidenziato all'inizio dell'anno sono confluite concretamente e praticamente in questa griglia di valutazione e sono servite a determinare i voti durante il corso dell'anno. Questa griglia io successivamente l'ho rielaborata e ritoccata, però la uso tuttora per valutare le interrogazioni orali, e alla fine dell'anno io sono in grado, facendo la media delle valutazioni delle varie colonne, di dire, per esempio, di dare una valutazione molto precisa, per esempio di valutare un ragazzo su come lui ha cura del materiale di lavoro, sul come sa gestire il proprio studio, eccetera. Quindi, facendo una media in verticale, a prescindere dai voti che vanno a finire sul registro, che sono questi qua nella colonna di destra, io posso però estrapolare da questa griglia una serie di valutazioni differenziate sulle varie attitudini che ho focalizzato e prescelto. Altre idee che mi sono venute, oltre qui vedete il frontespizio dell'attestato di cui parlavo prima del 2008, un'idea che invece uso molto dall'anno scorso con molta soddisfazione è questo Behavior Manager, che è Class Charts, che mi consente lezione per lezione di premiare in positivo oppure anche in negativo gli studenti a seconda di come lavorano durante le lezioni. La cosa importante è che i comportamenti che posso premiare o sanzionare li ho scelti io, quindi questo elenco l'ho fatto io, in positivo e in negativo, basandomi appunto, qua non si legge, ma sulle disposizioni della mente di Arthur Costa. E quindi in questo modo ogni lezione posso premiare o sanzionare i ragazzi su queste disposizioni, e soprattutto questa utility mi consente di fornire ai ragazzi e ai genitori dei codici di accesso tramite i quali loro possono controllare le valutazioni che ricevono lezione dopo lezione. Quindi, come dicono Costa e Kallik, possono avere sempre presente nella mente il lavoro che stiamo facendo sulle disposizioni della mente. Sul portfolio dello studente, come accennavo già prima, ho realizzato questo modello su Google Sites, nel quale dicevo trovate ogni cosa utile ai ragazzi e poi anche a voi se volete capire come lavoro. Ho messo a punto una mia procedura didattica in una serie di steps, procedura che ho già avuto modo di pubblicare già all'interno del volume di atti del convegno di Roma 2007, e quindi ho elaborato questa procedura che, come dicevo, non riesco a seguire sempre con tutti gli studenti, ma con alcuni ragazzi più volenterosi, e quindi ho anche trovato una modalità per ricompensarli premiandoli sulla valutazione di fine anno. Vorrei concludere questo mio intervento prospettando un oltre, cioè non si esaurisce tutto in questi tecnicismi didattici, ovviamente la questione non è così tecnica, se volete magari anche arida, ma è più ampia, un po' come suggeriva Pirandello. Riassumiamo. La questione delle competenze è assolutamente complessa, perché in primis richiede ai docenti una vera e propria conversione intellettuale, cioè una risignificazione costitutiva di sé, cioè devono rimettersi in discussione molto molto a fondo. Quindi bisogna passare al modello del cosiddetto socio-costruttivismo. Qui abbiamo la pubblicazione di Varisco del 2002. Poi bisogna dire, come suggerisce Perrenou, addio alla pedagogia esclusivamente frontale, esclusivamente, non vuol dire che la lezione frontale non ha più diritto di cittadinanza, ma non è quella più il dispositivo unico e privilegiato. Bisogna appunto, come dicevo, rifocalizzare l'insegnamento sulle disposizioni della mente, bisogna praticare la valutazione autentica in qualche modalità, quindi anche se è difficoltoso, bisogna comunque pensare a qualcosa del genere. Bisognerebbe infine realizzare il portfolio dello studente, come dicevo prima, attestano diversi autori, da Comoglio, Varisco, Pellerey e Castoldi, insomma. Sostanzialmente è questa la sfida e richiede, come dicevo all'inizio, una vera e propria cultura della condivisione, e questo non è un ostacolo da poco,
perché bisogna che veramente la scuola nella quale i docenti realizzano un'autentica didattica delle competenze diventi una vera learning community, una comunità di pratiche e di apprendimento. E quindi ci vuole alla fine una leadership, un dirigente scolastico veramente illuminato e consapevole di quella che è la posta in palio, il che sappiamo tutti non è così scontato e semplice. Ciò detto, però, bisogna farsi un'ulteriore domanda: ma le competenze sono il fine ultimo della scuola? Cioè, si esaurisce così il compito della scuola? La questione della didattica per competenze è sicuramente un'occasione importante per avviare l'innovazione dei curriculi che è da più parti auspicata, però non esaurisce assolutamente la mission della scuola. La mission della scuola è più ampia ed è quella che spiega molto bene Domenico Gavero in questo volume Organizzare la speranza, in cui sostanzialmente l'obiettivo posto agli insegnanti, agli adulti, al mondo adulto in generale, è quello di fare in modo di dare modo ai ragazzi di uscire da quell'equilibrio infanto in cui loro si trovano, anche per cause non personali ma oggettive, cioè del contesto sociale in cui viviamo oggi. Questi alunni fragili, insicuri, noi dobbiamo personificarli, renderle persone adulte, cittadini, come dice appunto l'Unione Europea, delle persone. Domenico Gavero ha tenuto 3 bellissimi workshop presso il CESEDI. La registrazione audio e anche i verbali della discussione di questi incontri li trovate sempre su questo blog Albero 20, cercando Progetto Sangano, insegnanti motivati ed efficaci. La questione viene tematizzata anche da altri autori significativi e importanti, come appunto Franco Cambi. In questo bel volume del 2010 dice chiaramente che ogni processo formativo si può definire tale se fa di ogni alunno un caso singolo, speciale, unico e irripetibile, focalizzato in una modalità personale, personalizzata. Questa lui la chiama ottica clinica, cioè io guardo un ragazzo con un occhio clinico per capire i suoi bisogni formativi. Quindi ogni alunno è un BES, un bisogno educativo speciale. Ogni alunno deve essere visto e guidato in questo processo di crescita. Come dice Umberto Galimberti in questa presentazione del volume di qualche anno fa sul nichilismo, dice sostanzialmente: noi dobbiamo fare in modo di incuriosire i ragazzi delle loro capacità, per fare in modo che fioriscano l'arte del vivere, come dice anche Salvatore Natoli, fare in modo che siano dei fiori che abbiano voglia di sbocciare e di fiorire. Questa è la mission più ampia, che va ben oltre le competenze. Spero di essere riuscito a chiarire in che senso appunto io parlo di programmazione formativa orientata alle competenze. Formativa nel senso che abbiamo visto, che ci spiegano Domenico Gavero, Franco Cambi e Umberto Galimberti. Orientata significa che muove alcuni passi in una certa direzione, la direzione delle competenze, ma le competenze in se stesse rimangono una specie di ultima thule, di un approdo a cui probabilmente a scuola non si riesce mai ad arrivare in maniera definitiva e appunto sicura, certa, certificabile, ma è un po' un orizzonte verso il quale muoversi, un orizzonte che deve dar senso alla didattica, stimolandola a rinnovarsi e a cambiare. Vi ringrazio per l'attenzione.